I cavalli sono in partenza. Partiti. In vantaggio si porta Ethos nei confronti di Prince Red e Private Equity a largo, quindi segue Fiore del Soffio del Vento con in coda Fiore del Drago. Siamo dopo i primi 400 metri di corsa, Ethos in vantaggio, Private Equity in seconda posizione, poi segue Prince Red davanti a Dolce Bene, quindi ancora Soffio nel Vento ed in coda a qualche lunghezza insegue Fiore del Drago. Non ci sono cambiamenti lungo la retta opposta alle tribune, i cavalli sono ora prossimi all'imbocco della curva di fondo, sempre con Ethos leader nei confronti di Private Equity, quindi segue Prince Red, Dolce Bene per linee interne, Soffio del Vento a largo e Fiore del Drago che si è ricongiunto. Siamo lungo l'arco della curva, Ethos prosegue deciso in vantaggio, sempre inseguito da Private Equity, in terza posizione all'interno Dolce Bene, a largo Prince Red, quindi Soffio del Vento ed in coda Fiore del Drago. Siamo ora in retta di arrivo, Ethos allo steccato si mantiene in vantaggio, Private Equity si propone al suo attacco, i due sono in lotta seguiti da Prince Red, mentre a centropista si avvicina anche Soffio del Vento con al largo di tutti Fiore del Drago. Siamo a 350 dal palo, Ethos reagisce lungo lo steccato agli attacchi di Private Equity e Prince Red, mentre più a centropista stanno avanzando Soffio del Drago e Fiore del Drago. Siamo nel tratto finale con Private Equity attaccato da Prince Red, poi Soffio del Vento, lotta incerta con Prince Red, il leggero vantaggio su Soffio del Vento e Private Equity vicinissimi per il posto d'onore davanti a Ethos. Andiamo a rivedere questo bel finale tra Private Equity allo steccato, Prince Red al suo esterno e poi Soffio del Vento che si è unito alla lotta nel finale ed è probabilmente fra i cavalli Prince Red con il numero 6 a mantenere la meglio sul palo, mentre più incerto sembra il posto d'onore, anche se Soffio del Vento dovrebbe averla spuntata nei confronti di Private Equity, quindi 6-7 trail probabile ufficioso arrivo della quarta di Napoli, ma visti i minimi distacchi è consigliabile aspettare il responso del giudice d'arrivo.